Cari telespettatori, ritorniamo a Palazzo Martinengo a Brescia, dove eravamo stati nel 2015 in occasione della grande rassegna del cibo nell'arte e dove torniamo quest'oggi per rincontrare il curatore Davide Dotti, che ci introdurrà alla mostra Gli animali nell'arte, dal Rinascimento a Giacomo Cerutti, in 10 sezioni interessantissime. Davide, qual è il senso generale di questa mostra e degli animali nell'arte? Ma il senso è quello di dare manifestazione artistica ad un soggetto, ad un tema oggi di grande interesse mediatico-sociale, cioè il tema dell'animale. Infatti sui giornali, in televisione, non manca giorno che vengono pubblicati articoli, approfondimenti. Questa è la prima mostra mai fatta in Europa dedicata a questa tematica. Sono 80 pezzi che vengono veramente da mezzo mondo, suddivisi in 10 sezioni tematiche che raccontano come l'animale è stato protagonista assoluto di molta storia dell'arte tra Rinascimento e Barocco. Questo è l'arco cronologico. Sezioni tematiche, come vedremo, dedicate all'animale della cultura sacra, mitologica, e poi il cane, il gatto, il pesce, l'uccello, l'animale della fattoria, fino agli animali esotici e fantastici. La mostra gode del patrocinio del WWF Italia, molto prestigioso e significativo, che ha approfondito alcune tematiche collegate al mondo animale, la salvaguardia dell'ambiente, le specie protette, le specie in via di estinzione, il tema del bracconaggio, perché l'arte può diventare veicolo anche per queste tematiche così importanti per il nostro pianeta, un pianeta purtroppo malato, e anche gli animali sono in grande sofferenza. E poi l'Università di Pisa, il Dipartimento di Scienze Naturali e Zoologia, che ha studiato in maniera scientifica tutti questi quadri, dove sono presenti 292 animali differenti, e li ha classificati uno per uno, e scrivendo un saggio in catalogo e facendo emergere anche delle considerazioni di natura etologica, cioè del comportamento degli animali in rapporto all'uomo, perché non dimentichiamoci che in questa mostra la maggior parte delle opere d'arte rappresenta l'uomo e l'animale. E questo è il significato di fondo, un rapporto millenario, un rapporto sempre molto stretto, molto intimo, che questa mostra vuole appunto riportare al centro dell'attenzione per la gioia degli amanti dell'arte, ma anche degli animali. Le due grandi scene di caccia di Giovanni Crivelli, detto il Crivellino, figlio del Crivellone, ci introducono alla sezione che la mostra dedica alle scene di caccia. Caccia che però non è intesa come il cacciatore che sta sparando all'uccellino, ma è intesa come il ciclo della vita, prede e predatori, ciò che in natura è sempre avvenuto e sempre avverrà. Lo dimostrano le tele del ciclo alle mie spalle, del Crivellino, già dei Visconti di Modrone, ma lo dimostra ancora di più una tela sorprendente che ho trovato proprio in ultimissima battuta, avevo già praticamente chiuso il catalogo, ma che, essendo un inedito meraviglioso dipinto di Peter Boyle, non ho resistito ad inserire all'ultimo momento in questa mostra. Questa è un'altra bellissima novità della mostra, un quadro inedito che proviene da una raccolta privata milanese dove recava un'attribuzione non corretta. Studiandolo mi sono accorto che poteva trattarsi del grande maestro fiammingo Peter Boyle, non durante il periodo genovese ma durante il periodo in cui lui lavora in Francia. Una volta ipotizzata questa attribuzione, nell'archivio dell'RKD di Amsterdam, il più grande istituto di storia dell'arte olandese fiamminga, ho trovato la fotografia dell'opera. E bingo! Su questa fotografia c'era il nome dell'autore, il titolo dell'opera, ma soprattutto il proprietario nell'anno 1899, Francoforte Stadel Museum.
Nel 1934 lo Staden Museum fece un'asta dove vendette una parte del suo patrimonio per autofinanziarsi e questo dipinto fu comprato da un signore di Monaco di Baviera. Poi, tramite una serie di passaggi ereditari, arrivò fino a Milano. Ma è l'iconografia dell'opera a sorprendere, perché gli studiosi dell'Università di Pisa hanno notato una caratterizzazione etologica eccezionale. Cioè il pittore può aver dipinto una tela di questo tipo solo dopo aver assistito con i propri occhi alla scena che noi vediamo raffigurata, cioè a tre aquile che stanno dividendosi una preda. In natura funziona in questo modo: c'è la preda, un capriolo morto, c'è l'aquila dominante che mette una zampa sul ventre del futuro pasto, c'è l'aquila che sfida la dominante, grida contro, ma lei allarga e spalanca le ali per fargli vedere quanto è grande e quanto è potente. E poi c'è l'aquila invece dominata, che preferisce starsene in disparte, che si accuccia e piega verso il basso il collo. Si accontenterà dei brandelli di carne, appunto, del pasto che la dominante tra poco inizierà. Questa sezione è dedicata al magico mondo dei nani ed egualmente degli animali presenti in questi dipinti di Bocchi e Albricci, maestri unici nel loro genere che proprio in Brescia hanno una cospicua presenza. Sì, innanzitutto c'è da premettere una cosa: Walt Disney non ha inventato nulla. I fumetti animati li ha inventati questo signore, Faustino Bocchi, che aveva bottega in Via Pace, qui in centro storico a Brescia, verso la fine del 600. Ha un'ispirazione nordica, fiamminga, che risale a Bosch, a Bruegel, a tutto il mondo magico incantato delle Fiandre. Ma lui la declina in chiave ironica, in chiave scanzonata, in questi paesaggi dal tono favolistico. Lui inserisce questi nani, pigmei e lipuziani che in taluni casi bisticciano con gli animali. La gru ha preso nel becco il nanerottolo vestito di rosso e gli amici corrono a prendere un paio di forbici per cercare di tagliare le zampe alla gru e farla cadere. Ma in altre tele di Bocchi sono i nanerottoli a schiavizzare gli animali. Il corteo della sposa, la limousine, la loro limousine è uno zoccolo con le rotelline. I due sposi siedono dentro lo zoccolo, i genitori disperati che piangono, ed essendo dei nani non possono avere i cavalli bianchi, ma si devono accontentare di porcellini d'India, scoiattoli, lumachine che trainano appunto il loro carretto. E da ultimo questo spettacoloso dipinto, un dipinto fortemente teatrale con queste quinte fatte da delle ragnatele ed è l'arrivo della sposa a Venezia. Il gondoliere è una bella cavalletta, la sposa sbarca, il marito l'accoglie e intorno vediamo degli animali che glorificano l'evento, delle zanzare che sfogliano un libro di canti, delle cavallette che fanno cadere dei fiori e gli invitati chi sono? Una mosca, una farfalla, un coleottero, una libellula. E poi vi invito ad osservare alcuni dettagli simpaticissimi. Il nanerottolo che fa pipì e la libellula che gli tiene il pitale, piuttosto che questa cavalletta che sta di forza sollevando questo nanerottolo che si è seduto dentro un paiolo di rame. Insomma, Faustino Bocchi nella Brescia provinciale della fine del 600 inventa un nuovo genere che ebbe all'epoca grande successo, al punto tale che il grande architetto Juvarra, Filippo, chiamato a Brescia dai fabbricieri del Duomo Nuovo per delle consulenze sulla costruzione del Duomo Nuovo, chiese di essere pagato esplicitamente non in denaro ma con quattro dipinti dell'eccellente pittore bressano Faustino Bocchi. Thank you.
la scena con dromedario alle nostre spalle ci introduce alla sezione dedicata agli animali esotici e fantastici nell'arte. Sì, è una sezione molto curiosa perché bisogna fare una premessa che questi pittori del 5, 6, 700, quando venivano chiamati a dipingere delle scene con presenti degli animali esotici, andavano in crisi. Era inevitabile, non li avevano mai visti, i safari non esistevano e quindi le loro fonti erano delle enciclopedie zoologiche, erano delle rare incisioni tipo Dürer, il famoso rinoceronte, oppure dei racconti degli esploratori, dei viaggiatori che descrivevano verbalmente appunto le sembianze, i connotati di questi animali che questi pittori italiani non avevano mai visto e di conseguenza gli errori erano all'ordine del giorno. Il buon Francesco Zuccarelli nel 700 in Veneto non può certamente vedere un dromedario e quindi vicino alla coppia orientale raffigura un dromedario che purtroppo ha le zampe di un cavallo, ma purtroppo è un errore giustificabile. Esistono all'interno della storia dell'arte dei rarissimi dipinti che rappresentano degli animali di cui conosciamo tutto, la vita, addirittura il nome. Lei era Clara, una femmina di rinoceronte indiano, privata del corno, che questo signore, Van der Meer, un capitano della marina olandese, decise di catturare perché ebbe una idea geniale, una trovata di marketing diremmo oggi. La portò in Europa, divenne suo agente e la fece esibire in tutte le principali città europee in cambio chiaramente del prezzo di un biglietto. Divenne ricchissimo e Clara nel 1751 arrivò a Venezia, un momento storico nella storia millenaria della Serenissima. Lei venne esibita all'interno di un serraglio chiuso, il doge, la nobiltà, accorse a vedere questo pachiderma enorme che nessuno aveva mai visto e anche dei pittori, Pietro Longhi, il più celebre di tutto, ma anche De Gobbis, che è un suo seguace, hanno raffigurato, hanno reso indelebile questo momento, fissandolo ad olio su tela. Ma la storia di Clara non è una storia a lieto fine, perché Clara, da animale esotico, al di fuori del suo habitat naturale, morì poco dopo. Ma anche Van der Meer fece una brutta fine, perché tanto era stato geniale nell'accumulare ricchezze, tanto si lasciò corrompere dalla perdizione della Venezia dell'epoca. Una Venezia piena di prostitute, ma soprattutto colma di sale da gioco. Lui sperperò la maggior parte dei suoi averi proprio al gioco d'azzardo. E di conseguenza sia la storia di Clara sia quella del suo proprietario, se così possiamo definirlo, terminarono in maniera tutt'altro che felice. Di fronte a questa grande tela di Jacob van de Kerckhoven, italianizzato Giacomo da Castello, e al fenicottero dei Bertozzi e Casoni, desideriamo salutare e ringraziare il dottor Davide Dotti, invitandovi naturalmente a visitare questa mostra fino al 9 di giugno a Palazzo Martinengo a Brescia, un fantastico viaggio nel mondo della natura. Tra l'altro molti di voi amanti della pittura amano anche gli animali, questo ce ne siamo resi conto venendo a trovarvi, quindi desideriamo che appunto il dottor Davide Dotti, che ringraziamo, ci saluti. Grazie a voi, è un piacere e l'invito è duplice. Da un lato scoprire
come i pittori abbiano raffigurato questi animali in maniera estremamente reale, puntuale, nelle caratteristiche morfologiche, cromatiche, anche negli atteggiamenti. E dall'altro l'invito in un viaggio attraverso 80 pezzi, tra l'altro la maggior parte proveniente da collezioni private e quindi difficilmente visibili in altra occasione, opere che dimostrano ancora una volta come la storia dell'arte abbia regalato dei soggetti e dei pittori straordinari. Insomma, l'Italia è un'Italia delle meraviglie paesaggistiche, culturali, gastronomiche, e un'Italia delle meraviglie soprattutto artistiche e pittoriche.